Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Oggi Insieme. Grazie per esservi collegati, siamo felici di essere insieme a voi. Iniziamo una nuova giornata in questo martedì, siamo molto felici di essere insieme. Come di consueto ogni mattina facciamo, anche questa mattina vogliamo insieme pregare e insieme ancora intercedere presso il Signore, soprattutto anche perché grazie alla sua presenza ancora oggi possiamo ricevere la sua parola e anche ricevere la benedizione che egli ha stabilito per noi. Volevo proprio approfittare per ringraziare il Signore per la sua meravigliosa misericordia, quanto egli ci concede ogni mattina, ogni volta che apriamo gli occhi, cari nel Signore, è una rinnovata grazia, una rinnovata benedizione. E proprio per questo motivo, partendo da questo motivo, vogliamo ringraziarlo, e poi lo vogliamo ringraziare anche perché ci consente, attraverso questo spazio in diretta, di parlare con te, proprio con te, caro amico, che forse per la prima volta ci stai seguendo ed è la prima volta che stai osservando e vedendo questa trasmissione televisiva. Bene, noi ti diciamo con tutto il cuore benvenuto, benvenuta, e resta connesso perché in questo spazio avrai la possibilità di sentire parlare del meraviglioso Signore Creatore che ti ha creato, che ha stabilito un piano per te e che soprattutto vuole salvare la tua vita. Quindi coraggio, grazie, benvenuti e Dio vi benedica grandemente. Pace e buongiorno anche a te, Marianna, benvenuta. Pace e buongiorno anche a te, Michele. Pace e buongiorno a tutti voi. E stamattina il nostro cuore si deve rallegrare davanti al Signore, perché noi sappiamo che Lui è accanto a noi, non ci lascia mai, ci ha fatto una promessa meravigliosa: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. E quindi vuol dire che Lui è con noi sempre, anche quando passiamo dei momenti di gioia, quando passiamo dei momenti di dolore, Lui è sempre accanto a noi. E la nostra fiducia si dimostra in Dio quando noi viviamo serenamente, anche nella difficoltà. E quindi stamattina voglio il nostro cuore veramente gioire, esultare davanti alla sua presenza. Lo vogliamo ringraziare con tutto il cuore, lo vogliamo onorarlo con il nostro ringraziamento. Sapete che noi onoriamo il Signore ogni volta che lo ringraziamo? Ogni volta che diciamo: Signore, grazie per quello che Tu mi hai concesso, Signore, grazie per la vita che mi hai dato, grazie per il bene che mi hai dato, grazie anche per il lavoro. Quando noi parliamo bene, ringraziamo il Signore per tutte le cose che noi abbiamo, noi stiamo onorando il nome del Signore, lo stiamo glorificando. Prima di pregare, però, come facciamo sempre, vi chiediamo, se state seguendo dai social, di condividere questa diretta in modo che più persone possano essere raggiunte. Amen, è vero. Un gesto semplice, vero? Un gesto semplicissimo, ma che grande gioia, perché arrivano dei messaggi di persone che sono praticamente a digiuno delle cose di Dio. Persone che scrivono e dicono: ma di che cosa parlate precisamente? Ma di che cosa vi occupate precisamente? Queste sono le domande che fanno chi sta proprio a digiuno, non sa nemmeno di cosa stiamo parlando. Quindi non puoi capire, amica, amico caro che ci stai seguendo, queste live, queste dirette, con quale cuore può raggiungere. È vero. Quindi noi te lo chiediamo perché dobbiamo essere collaboratori dello Spirito Santo. Il Signore poteva fare tutto da solo, ha deciso di includerci in quest'opera meravigliosa, ma se noi vogliamo essere dei servi di Dio, dobbiamo fare qualcosa. Il Signore ci chiede di fare dalle minime cose alle grandi cose. Il Signore ci chiede una condivisione oggi e ci chiede domani di prendere una decisione coraggiosa per fare un passo in avanti. Quindi ogni cosa che la tua mano trova a fare, falla, perché il Signore ti benedirà oltremodo. Ringraziamo insieme, noi ci teniamo in preghiera, chiediamo l'intervento dello Spirito Santo. Amen, amen. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il cuore perché Tu sei il nostro Dio, Tu sei il nostro Salvatore, Tu sei colui che ci cura, Tu sei colui che ci consola. Alleluia. Tu sei sempre al nostro fianco, Signore, Tu sei sempre pronto ad aiutarci, Tu ci assisti. I Tuoi occhi, Signore, non si spostano mai, Signore, da noi, Signore, ma Tu sei sempre pronto, vigilante, a controllare, Signore, tutto quello che noi facciamo per aiutarci nel momento opportuno. Quando noi ci decidiamo di rivolgerci a te, Signore, fa che questa mattina, Signore, ci siano tanti cuori che prendano consapevolezza dell'amore grande che Tu hai per loro. Signore, fa che stamattina ci possano essere dei cuori che si arrendono a te. Grazie, che ci siano dei cuori che possono ricevere il Tuo messaggio, che ci siano dei cuori che si lasciano prendere la mano da te. Noi non vogliamo essere come quei figli ribelli che lasciano la mano del proprio genitore correndo rischi per le strade, Signore, ma noi vogliamo afferrare la Tua mano, Signore, e camminare al sicuro accanto
aperta a te. Alleluia. Ascoltando la tua voce, le tue indicazioni, fidandoci della tua cura e della tua protezione. Alleluia. Noi ci vogliamo sentire proprio così, come tu ci hai chiesto di fare, piccoli per essere innalzati, piccoli per essere guidati da te, piccoli, Signore, per sentirci sempre più amati da te. Signore, benedici ogni ascoltatore. Amen. Benedici anche noi che parleremo. Ti chiedo l'unzione dello Spirito Santo. Abbi pietà di noi, Signore, siamo solo uomini. Signore, ungici con lo Spirito Santo affinché, Signore, attraverso di noi si possa esprimere in libertà. Noi ti chiediamo ancora stamattina di compiere questo miracolo. Noi abbiamo fede in te e ti chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen, alleluia, grazie Padre. Gloria a Dio, alleluia. Amen. Il versetto di oggi lo troviamo nel Salmo 143, verso 10. Sì. Insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guida in terra piana. Sì. Se sei d'accordo, Michele, vorrei leggerlo tutto. Certo, visto che comunque, assolutamente. Visto che comunque è breve. Ed è anche un bel salmo, direi, come lo sono tutti quanti. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle mie suppliche, nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondimi, e non chiamare in giudizio il tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Poiché il nemico perseguita l'anima mia, egli calpesta al suolo la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi come coloro che sono morti già da lungo tempo. Il mio spirito è abbattuto in me, il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue azioni, rifletto sull'opera delle tue mani. Tendo le mani verso di te, l'anima mia, come arida terra, è assetata di te. Affrettati a rispondermi, Signore, lo spirito mio viene meno. Non nascondermi il tuo volto, perché io non diventi simile a quelli che scendono nella tomba. Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te io confido. Fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l'anima mia a te. Amen, alleluia. Liberami dai miei nemici, Signore, io cerco rifugio in te. Oh, alleluia. Insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei mio Dio, il tuo spirito benevolo mi guida in terra piana. Signore, fammi vivere per amore del tuo nome. Nella tua giustizia libera l'anima mia dalla tribolazione. Nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa sperire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo. Alleluia. È una grazie, preghiera di liberazione, possiamo dire. Proprio una preghiera fatta con il cuore, un cuore di un uomo che sta passando un momento difficilissimo. Sappiamo che Davide ha passato veramente dei momenti molto difficili nella sua vita, ma avete notato che questo salmo è pieno di richieste d'aiuto? E dice: liberami, vieni incontro, fa risplendere la tua luce su di me, i nemici mi perseguitano, io sono come in una terra, come uno morto da molto tempo. Fa una descrizione di quello che sta provando e di quello che gli stanno causando i suoi nemici. Poi a un certo punto, il versetto 10 dice: insegnami a fare la tua volontà. E allora forse il nemico di Davide era se stesso, oltre che i nemici, perché tante volte noi ci facciamo focalizziamo la nostra attenzione su quello che può essere il nostro nemico che viene dall'esterno. Mi voglio spiegare meglio. Ci sono delle persone che è vero che sono guidate dal male, sono animate da cattivi spiriti che vengono contro di noi. Sappiamo che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro i principati, contro gli spiriti. Quindi ci sono delle persone che si muovono mosse dal male. Ma è vero anche che tante volte noi, oltre ad accusare il colpo che viene dall'esterno, accusiamo anche il colpo che viene dall'interno, perché noi reagiamo male a quelli che sono gli attacchi esterni nella nostra vita. Quindi Davide, in questa invocazione che fa, in questa supplica, in questa preghiera, ci mette anche: insegnami a fare la tua volontà. È come per dire: Signore, aiutami ad avere le giuste reazioni quando io sono perseguitato. Signore, aiutami a parlare bene quando io ascolto delle brutte parole di persone che mi odiano e sono contro di me con tutta la loro cattiveria e con tutta la loro ferocia. Signore, aiutami a comportarmi come tu vuoi. Signore, fa che io veramente possa comprendere la tua volontà. Insegnami a fare la tua volontà.
Quante volte noi ci siamo trovati in dei problemi, ci siamo trovati perseguitati, abbiamo trovato nel nostro cammino delle grandi difficoltà, e le nostre reazioni che cosa hanno fatto? Hanno solo peggiorato la situazione. E poi ci siamo fermati e ci siamo resi conto che forse era meglio lasciare a Dio la vendetta. Perché il Signore dice così, lascia a me la vendetta? Perché quando noi ci mettiamo le mani, peggioriamo le cose. Allora Davide, in questa supplica, in questa preghiera che lui fa, nel Salmo 143, ci mette anche in mezzo ai suoi nemici se stesso. Signore, aiutaci a comprendere che tante volte con le nostre reazioni, con le nostre azioni, con le nostre decisioni, con i nostri progetti, noi progettiamo come vendicarci, mentre Dio ci guarda e dice, la vuoi smettere, figlio mio? Allora noi dobbiamo comprendere che veramente, realmente dobbiamo chiedere a Dio, Signore, insegnaci a fare la tua volontà. Qual è la volontà di Dio nella tua vita? Qual è la volontà di Dio per te? Qual è la volontà che Dio ha stabilito per te? Sappi che se Dio ha stabilito per te qualcosa, nessun uomo potrà assolutamente impedire che quel proposito di Dio si adempi nella tua vita. Quindi chiedi aiuto a Dio, chiedi sostegno a Lui, chiedi che il volto di Dio risplenda su di te, come dice Davide, dice fai risplendere il tuo volto. Quando parliamo del volto di Dio, parliamo della presenza di Dio, non solo. Quando il Signore ci illumina, ci dà idee, quando il Signore ci illumina, ci toglie il velo, ci fa comprendere, ci dà rivelazione, ci dà strategie, il Signore ci fa comprendere come ci dobbiamo muovere, il Signore ci fa capire, ci dà intendimento di quando dobbiamo fare silenzio e aspettare che Lui opere, e quando invece dobbiamo andare, perché il Signore dei comandi. Se voi andate un poco a leggere da Genesi fino all'Apocalisse, noi troviamo tanti uomini di Dio che si sono mossi quando Dio ha dato il via. Quante volte il Signore ha dato, per esempio, ti muoverai, attaccherai quando dietro al Gersi sentirai rumore, per esempio. Oppure, quando io vi darò il via, disse Giosuè, griderete. C'è un via di Dio. Noi dobbiamo aspettare il via di Dio, noi non dobbiamo anticipare. Alleluia. Noi dobbiamo aspettare quando il Signore ci dà il via. Il Signore non ci chiama a stare sempre zitti, a tacere sempre, e il Signore non ci chiama sempre a parlare. Il Signore ci chiama a fare delle azioni che sono dettate secondo la sua volontà. Quindi noi abbiamo bisogno stamattina di comprendere che c'è una volontà di Dio che noi dobbiamo assolutamente osservare. Perché se osserviamo la nostra volontà, facilmente ci possiamo smarrire. Invece la nostra fiducia in Dio si deve manifestare proprio nell'essere capaci di affidarci completamente a Lui. Amen, amen, è come quando qualcuno ti vuole dare un passaggio con l'auto, perché tu non conosci la strada. Vedete, vi è mai capitato che non conoscete dove andare, oppure non sapete, oppure qualcuno, peggio ancora, qualcuno che chiede indicazione e trova un'auto che dice guarda, seguimi, segui sempre me e ti faccio capire dove devi andare. Poi tu da dietro a un certo punto dici no, ma secondo me non la conosce nemmeno lui la strada, e tu cambi traiettoria. È inutile, se tu non stai a ascoltare fino alla fine quella persona dove ti vuole portare, tu ti troverai di nuovo smarrito. E allora il Signore va davanti a noi, è sempre davanti a noi. Lui prepara una via, la via è Gesù. Lui preparerà una via dove via non c'è, ma quella via si chiama sempre Gesù. Quindi se noi seguiamo Gesù, in realtà si sta preparando la via nel nostro deserto, dove via non c'era. È Lui che va davanti a noi a preparare la via. Quindi se noi vogliamo affidarci a Lui e vogliamo avere successo, tra virgolette, nella nostra vita, in tutto quello che accade, successo si intende, voglio spiegare, perché sapete, c'è sempre qualcuno che segue che potrebbe puntualizzare delle parole. Quando parliamo di successo, è lo stesso termine che usò il servo di Abramo quando disse «Oh Signore, fammi avere successo in questo viaggio, fa che io possa trovare una moglie per il servo del mio Signore». Quindi per Isacco, e quindi il successo si intende quando portare a termine nel modo giusto, quindi raggiungendo lo scopo. E allora se noi vogliamo raggiungere lo scopo, dobbiamo stare dietro a Gesù. E se noi siamo dietro a Lui, ascoltando la sua volontà e non la nostra, allora noi siamo sicuri che Dio sicuramente ci farà avere successo in tutte le nostre imprese. D'altra parte c'è anche un passaggio biblico che dice affida al Signore i tuoi progetti. Amen. E tu avrai successo in tutte le tue imprese. Sì. Quindi noi vogliamo proprio affidare a Lui ogni cosa e vogliamo metterci un attimo da parte, e sapendo che il Signore sì ci libera dai nostri nemici, ma che il Signore ci deve anche liberare dai nemici che sono dentro di noi. Quindi quando preghiamo facciamo
facciamo una preghiera giusta, con le giuste valutazioni, considerando che gli attacchi non sono soltanto esterni, ma sono anche esterni. Altrimenti corriamo il rischio di trovarci sempre a combattere con l'esterno e tenerci dentro il problema più grande, che siamo noi stessi. Sì, sì, il grande problema, la grande difficoltà dell'uomo resta sempre questo, che in alcuni altri casi è chiamato orgoglio. E proprio di questo parliamo questa mattina, sostanzialmente, del nostro uomo interiore. L'uomo interiore, Marianna, a cui facevi riferimento, è paradossalmente l'anima che deve essere salvata dal Signore, e anche la stessa invece che deve essere, tornare ad essere alleata a Dio nella salvezza intera della nostra vita, della nostra persona. Perché dico così? Perché molte volte siamo nello stesso contrasto che appunto citava Marianna, noi stessi a vivere la grande tribolazione, la tribolazione tra quello che si desidera e quello che in realtà si fa e si vive, un po' come citava Paolo al capitolo 7 dei Romani. Ma intanto, affacciandoci su questo salmo, possiamo identificare un uomo che lo ha scritto, che è nient'altro che un figlio di Dio nella completa tribolazione. Ora, se noi ci fermassimo soltanto a questa descrizione, molto probabilmente staremmo parlando già e identificandoci già la stragrande maggioranza delle persone, perché sostanzialmente oggi vivere la vita così come si presenta, nella pienezza della gioia, alleluia, perché la nostra gioia nel Signore, la forza, la nostra gioia nel Signore è la nostra forza, la gioia del Signore è la nostra forza, ma è anche vero che continuare a vivere mentre controcorrente, ovvero contemplando la mente di Cristo e vivendo con la mente di Cristo, noi siamo sostanzialmente esposti a mille difficoltà. Le grandi difficoltà nelle quali viviamo oggi sono proprio dettate da uno stress che il nostro io, il nostro orgoglio fatto di carne, vuole continuamente portarci verso dei desideri che sono concupiscenza, non nient'altro che concupiscenza, mentre il desiderio dello Spirito che risiede in noi vuole portare a tirare a sé l'anima, che questa sede dei sentimenti, chiamiamolo cuore, vuole attirare a sé, vuole attirare a Dio il cuore dell'uomo. Perché? Perché il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Questo è il grande combattimento che genera tante volte uno stress. Quando la nostra esistenza si identifica maggiormente con lo Spirito che proviene da Dio, allora noi siamo tranquilli e viviamo nella pace, e in quella barca troviamo Gesù e ci calmiamo, e tutto avviene secondo il consiglio spirituale, vediamo le cose da un punto di vista spirituale, le affrontiamo da un punto di vista spirituale, chiamiamo i problemi per nome, ma non perché siamo laureati, ma semplicemente perché il discernimento dello Spirito Santo ci mette dinanzi nome, cognome, carta d'identità delle situazioni che ci sono intorno. Tu le identifichi e le puoi classificare, le puoi affrontare, le puoi portare così come sono alla presenza di Dio. Mentre invece, quando noi cristiani ci facciamo prendere e assorbire troppo dalla vita di tutti i giorni, la nostra esistenza viene identificata più verso, come la forza di gravità, il terreno, verso la terra. Continuiamo trascinati a camminare con un passo meno spedito, perché la forza di gravità carnale ha un grande impatto sulla vita dell'uomo. Attenzione, questo non è nulla di sbagliato, non è nulla di cattivo, è fisiologico, lo dice Salomone il predicatore, l'Ecclesiaste, il quale diceva che l'uomo è soggetto ed è sottoposto alle circostanze e al tempo, due elementi estremamente importanti, perché se noi dimentichiamo il tempo che viviamo e dimentichiamo le circostanze nelle quali viviamo, possiamo sostanzialmente chiamarci morti. Invece il Signore dice, all'interno del tuo tempo, all'interno della tua difficoltà, caro Davide, diceva in questo caso, ma lo dice stamattina a te, mettici il tuo nome, dice, caro figlio, cara figlia,
Io voglio essere la tua liberazione. Tu mi chiedi la liberazione, ma io sono disposto, esattamente qui, disposto a liberare l'anima tua. Devi però, come diceva appunto Marianna nella sua introduzione, avere gli occhi bene aperti. Perché? Perché di fronte alla conoscenza di Gesù, noi comprendiamo tantissime situazioni per le quali possiamo proprio evitare di entrare in travaglio. Perché qui leggiamo di un uomo completamente tartassato, qui leggiamo di un uomo preso dai nemici, completamente accerchiato dalle difficoltà. Leggiamo, e lo sto proprio leggendo nel versetto 11, successivo al citato del calendario, che dice: Signore, fammi vivere per amore del tuo nome nella tua giustizia, libera l'anima mia dalla tribolazione. Tribolazione. La tribolazione ha un senso che ha a che fare con la morte. La tribolazione, il tribolo, la tribolazione, la angoscia mortale, in altri termini, la tribolazione è quella prova schiacciante che vuole tirare fuori da te soltanto l'essenziale, il minimo indispensabile. Ci sono uomini e donne anche in questo tempo che passano delle grandi difficoltà, è vero Marianna, lo dicevamo proprio in questi giorni, in cui ti aspetti che dalla loro difficoltà ne puoi trarre l'essenza della vita, e dici: osserverò il mio fratello, la mia sorella che sta attraversando questa difficoltà, perché da quello che ne esce dalla sua bocca sarà sicuramente saggezza, perché escono parole provate, quelle sono le primizie, l'oro ancora fumante che esce fuori dal crogiolo, da cui si può intravedere ancora l'oro puro, purificato da tutte le impurità, dalle scorie presenti. Ci avete presente quando si scioglie l'oro e lo si purifica all'interno dei fornetti e dei crogioli, dei pentolini, insomma, capaci attraverso la fiamma di raggiungere temperature altissime? A che cosa servono quelle temperature altissime? Pensate alla prova, tante volte che cosa fa? Ad eliminare tutte le scorie, e quello che ne rimane è sostanzialmente l'oro puro, che servirà poi, messo nella forma adatta, a prendere appunto le dimensioni dell'oggetto che si vuole realizzare. L'oro puro, a volte, proprio quando passiamo la prova e viviamo proprio la difficoltà, e tante volte vediamo anche la morte con gli occhi, la guardiamo in faccia, e ci rendiamo conto proprio di attraversare delle difficoltà che in nessun'altra situazione avremmo mai potuto vivere. Ecco, se siamo dei figli di Dio, ancorati al proposito di Dio per la nostra vita, quel momento dell'uscita della prova ci identifica come persone pure, completamente pure alla presenza del Signore, scevre di tutto quello che non serve, perché questo fa la prova. La prova ti mette di fronte all'essenziale, ti mette di fronte alla tua, al te stesso con Possiamo Dio. Possiamo chiudere dicendo che la prova testimonia della natura, perché a volte noi diamo per scontato che tutto è oro, quello che lucida. Sì, sì, sì. Invece il fuoco fa testimonia della vera natura, quindi a volte noi rimaniamo delusi di alcune persone. Prima citavi, dicevi, alcune persone non cambiano nemmeno con la prova. Per arrivare a dire questo. Sì, infatti, non cambiano nemmeno con la prova, perché in realtà noi ci siamo fatti illudere dall'oro che luccica, che oro non è. È vero, è vero. E quindi quando passa per il fuoco, ecco che la prova che cosa fa uscire fuori? La vera natura. E allora quando esce fuori la vera natura, tu ti rendi conto se veramente è oro oppure no. È vero, scusami l'introduzione. No, assolutamente sì, anche perché assolutamente sì, anche perché tu hai dato conferma a quello che stavo per dire. Infatti avvertiamo di stare di fronte tante volte a persone, noi stessi probabilmente abbiamo sprecato tante prove della nostra vita, perché una volta attraversate abbiamo portato come sul banco di riscontro dell'Eterno un carattere non ancora trasformato, una situazione non ancora debellata, una tendenza che ancora offende Dio. E quando vedi e osservi con gli occhi gente, uomini e donne di Dio che hanno attraversato le difficoltà e ancora sono
calati nella carnalità con pensieri umani, ti rimani un po' sconvolto e dici: ma Signore, ma allora probabilmente nemmeno la prova ardua potrebbe cambiare il cuore dell'uomo. Invece no, come appunto dicevi, Marianna, mi è servito tantissimo quello che hai detto, perché in buona sostanza quello che Davide in questa circostanza stava dicendo al Signore è esattamente questo: Signore, io sto attraversando la difficoltà, la tribolazione, e qua sto avvertendo che probabilmente non sono loro che pensavo di essere, aiutami. Vedete, quando tu sei sincero, quando siete sinceri, quando siamo sinceri con Dio, il quale sa già tutto di noi, quando noi ci apriamo così come siamo alla presenza del Signore, il Signore non può fare altro che liberare la nostra vita dalla mano del nemico, perché in questo momento l'anima nostra è davanti a Dio come un lenzuolo steso, sul quale è tutto chiaro. Egli conosce tutto, ogni storia, ogni circostanza, ogni curva. Egli conosce tutto della nostra vita, e quello che conosce della nostra vita forse è ancora maggiore rispetto a quello che noi riusciamo a conoscere, ad ammettere di noi stessi. Tante volte nemmeno la prova stessa riesce a farci comprendere. Allora, esattamente come Davide, nella riconoscenza del proprio sé, nella riconoscenza dei propri limiti, andiamo a Dio e diciamo esattamente come Gesù ci consigliava nella sua vita con i discepoli. Diceva, mi ricordate sicuramente quello che vi sto per dire, in Giovanni 15, al versetto 5, quando Gesù cita la vite e i tralci, dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Non è a causa di quello che sei stato capace di imparare negli anni, non è a causa della tua abilità di utilizzare un linguaggio di Sion, come qualcuno lo chiamerebbe, non è la tua capacità di fare beneficenza e di essere una brava donna, un bravo uomo, non è la capacità che tu hai affinato e assimilato di apparire una brava persona. Davanti al Signore i frutti li porta se tu sei o no innestato in Lui. E se in questo momento tu stai riconoscendo insieme a me, insieme a Davide, qualche difficoltà nella tua vita, ascolta quanto dice Gesù ai suoi discepoli: voi senza di me non potete fare nulla. In questo nulla vado in crisi, ve lo dico proprio francamente, voi non potete fare nulla. E se in questo nulla includessimo anche la nostra capacità di pentirci questa mattina alla presenza del Signore, e se in questo nulla ci includiamo anche l'incapacità di pentirsi di Davide in questo salmo, l'incapacità di conoscere le sue dimensioni in questo salmo, dobbiamo affermare che se in questo momento stiamo riconoscendo la nostra dimensione di errore, di limite, di sbaglio davanti a Dio, il nostro bisogno di aiuto davanti a Dio, se stiamo insieme a Davide confessando: Signore, insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio, e allora possiamo dire che è ancora per grazia, è ancora perché Gesù in noi ha messo la capacità. Voi senza di me non potete fare nulla. E se questa mattina stiamo confessando a Dio il nostro peccato, lo stiamo facendo proprio perché Gesù è qui accanto a noi e ci sta dicendo: figlio mio, in questa tribolazione ci sono io. Perché non saresti stato capace di chiedere perdono in questo giorno, non saresti stato capace di ammettere di avere bisogno di me se in questo giorno tu non fossi stato colpito e toccato e abbracciato dalla mia presenza, dice Gesù in questo momento. Esattamente lo stesso Gesù che ci dice che senza di lui non possiamo fare nulla, ci dice anche che se rimaniamo innestati, non vi dà l'impressione di un Dio che sta chinandosi nella vite per prendere il tralcio, abbattuto dalle circostanze, traviato e massacrato dalle circostanze, e lo sta reinnestando all'interno della vite che è Gesù? Non vi dà questa impressione in questo giorno lo Spirito Santo che prende le nostre vite e le reinnesta in Dio ogni volta che noi andiamo a chiedere perdono al Signore e riconosciamo i nostri limiti insieme a Davide, ogni volta che lo facciamo, e lo dobbiamo fare ogni mattina, cari nel Signore, ogni
ogni giorno dobbiamo tornare al Signore per ammettere quello che la nostra vita non va e che ancora offende il nostro Dio. C'è gente che non riesce a chiedere scusa nemmeno per i più evidenti errori, eclatanti errori nella vita, non è capace di dire la parola scusa. 5 lettere incredibili che cambierebbero le relazioni e i conflitti anche nel mondo, non sono capaci di dire una parola del genere, generando un macello. E questo è soltanto frutto del fatto che al mattino si sono dimenticati. Qual è stato il mattino che ti sei dimenticato di dire: Signore, ho sbagliato, perdonami? Sai perché ti dico che è importante questo? Perché se non sei perdonato da Dio, non puoi perdonare. Se non vivi nel perdono di Dio, ti è impossibile perdonare chi ti ferisce. E spesso devi passare attraverso le 5 lettere. Lo devi fare apposta, sai perché? Perché Dio ci prova in questo. Dio vuole comprendere e dice: ma di quale grande debito sei stato perdonato? E perdona, e subisci pure un torto se tu comprendi, se io comprendo di quale grande debito il Signore mi ha perdonato. Questa mattina io andrò davanti al Padre e dirò: Signore, perdona l'anima mia, aiutami Signore a perdonare quanti mi hanno fatto del male, e aiutami a chiedere scusa a quanti io ho fatto del male in questo giorno. Questa intelligenza e questa capacità te la può dare soltanto lo Spirito Santo che sta arrivando al tuo cuore in questo momento. Alleluia. Insieme a Davide vogliamo dire: Padre, insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Io non posso assolutamente schierarmi o mettermi insieme ad un Dio di secondo ordine, ammesso che ce ne sia, perché non potrò mai ricevere la potenza del perdono. Di chi? Di a chi? Che cosa? Che è successo? No, di nessuno. L'unico perdono di cui tu hai bisogno è quello dei tuoi peccati, perché da lì è il principio, è dalla croce, da dove sta ancora sgorgando il sangue di Cristo che cade sul tuo capo e ti rende figlio puro, alleluia, che puoi essere trasformato in un oro finto di bigiotteria che luccica soltanto ad un oro puro, altrimenti rischieresti di sprecare un'altra prova ancora. Arrenditi insieme a me al Signore questa mattina e diciamo: Padre, oh Signore, sostienimi, oh vieni incontro alla mia vita, perché ho grande bisogno di te. Il Signore ascolta la tua preghiera e ti libererà e ci libererà, perché Egli è venuto questa mattina negli studi televisivi di Parole di Vita, no, nella tua stanza, nel tuo posto di lavoro, nella tua famiglia, nella tua casa, nel tuo cortile, nel tuo quartiere, nel tuo palazzo, nel tuo pianerotto, nel mercato, tra la gente. Ora, in questo momento, Gesù è lì accanto a te per liberarti. Alleluia. Dio ti benedica grandemente e vivi, alleluia, la presenza del Signore nel meraviglioso sigillo del perdono. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie, meraviglioso. Padre. Michele, alleluia. Hai citato i Dio di secondo ordine. Sì. E subito dopo hai detto se esiste. Qualora ce ne fosse. Io penso che esistano di secondo ordine, perché qua facciamo delle creature, i nostri piccoli dii. Tante volte ci sono quelli che si affidano a questi finti dii, a questi dii di secondo ordine, cercando e sperando di trovare loro la soluzione. È bellissimo, perché questo messaggio di Davide stamattina ci insegna proprio ad afferrarci completamente a Dio, l'unico che può realmente aiutarci, che può realmente liberarci. Alleluia. Sento di dire questo perché probabilmente ci saranno delle persone che stanno seguendo questa diretta, che vogliono cercare di risolvere i loro problemi afferrando non le vesti di Dio, ma le vesti di questi dii di secondo ordine, che sono uomini che sfoggiano tutto il loro potere, il loro sapere, le loro conoscenze, e danno false speranze a quei poveri malcapitati. E forse tu sei un povero malcapitato che si trova in una situazione difficile, forse non sai come uscirne e stai chiedendo aiuto a destra e a manca, e forse ti illudi pure che questi dii di secondo ordine ti possano aiutare. Ma se tu veramente stamattina vuoi sperimentare la vera liberazione, ti devi assolutamente affidare all'unico vero Dio, l'unico Alleluia. Che può realmente liberarti. Io vi libero, quando vi libero veramente. Amen. Sarete veramente perché liberi. Dice sarete veramente liberi se io vi libero? Perché ci sono i falsi dii, i dii di secondo ordine, che promettono libertà, ma in realtà non liberano proprio nessuno.
Quindi ecco che arriva Gesù e dice: quando io faccio libero qualcuno, l'ho fatto veramente libero. Alleluia. Quindi tu vuoi essere veramente libero? Non ti affidare ai dì di secondo ordine. Vai direttamente al tuo Salvatore, al tuo Dio, a colui che ti consiglia, a colui che ti ammonisce anche, a colui che ti dice: guarda, questo non si fa, guarda, devi comportare così. E a lui chiedi: Signore, insegnami a fare la tua volontà, una volontà incisa nella tua vita. Non avrei bisogno di leggere degli appunti e delle regole, perché le regole Dio stesso le inciderà dentro al tuo cuore. Tu saprai, lo Spirito Santo stesso ti indicherà quando stai facendo delle cose buone e quando no. È interessante il passaggio finale, perché parla di questi nemici che opprimono l'anima. Vi rendete conto questo termine quanto è pesante? Sì, è vero. Opprimono l'anima. Quindi vuol dire che l'anima non riesce ad elevarsi verso Dio, non riesce ad avere una connessione attraverso lo Spirito. Legano l'anima, sì, è vero. Legano l'anima, opprimono l'anima. Quindi vuol dire che se tu praticamente non cerchi la liberazione in Dio, non soltanto ti fanno del male materialmente, umanamente parlando, naturalmente parlando, ma anche spiritualmente parlando, perché tu non riesci ad avere una connessione, l'anima tua non gode alla presenza di Dio, quindi ti fanno del male due volte. E allora lì che è pericoloso. Non temere coloro che uccidono il corpo, temi piuttosto il tuo Dio, che è giusto giudice. E noi vogliamo, non vogliamo temere delle persone che ci fanno del male fisicamente parlando, ma vogliamo temere delle influenze che possono avere su di noi, perché se la nostra anima è oppressa, allora noi facciamo fatica ad alzare gli occhi verso il Signore. Se la nostra anima è oppressa, noi facciamo fatica ad avere fiducia nel Signore. Se la nostra anima è oppressa, noi facciamo fatica ad aspettare le mani del Signore che ci vengono a liberare. Come dice Davide: io guardo le tue mani, cioè le mani fisse, cioè gli occhi fissi sulle tue mani per aspettare la tua liberazione. Facciamo fatica. E allora è importante ogni giorno, quando noi ci troviamo nelle difficoltà, a stare attenti, a Alleluia. Non restare schiacciati sotto l'oppressione di questi nemici che vogliono opprimere l'anima. E ve lo dico Alleluia. Per esperienza, ogni servo di Dio. Alleluia. Infatti come finisce? Bellissimo, perché finisce così, lo devo leggere. Dice: oh, nella Gesù. Tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire quelli che opprimono l'anima mia. E poi udite come dice: perché io sono tuo servo. Amen. E allora, quando noi lasciamo che i nemici opprimano l'anima, addirittura può essere compromesso il servizio. E allora Davide dice: distruggi tutto quello che mi viene contro, perché io sono tuo servo. Come ti posso servire, Signore, se la mia anima è oppressa? E allora noi non dobbiamo permettere assolutamente che i nostri problemi, che i nostri nemici, tutto quello che viene contro di noi ci opprima a tal punto da intaccare addirittura il servizio. Noi siamo servi di Dio. E allora dobbiamo dire con tutto noi stessi: Signore, per amore del tuo nome, aiutami a elevarmi verso di te. Signore, facci volare alto verso di te. Signore, aiutami veramente a non rimanere schiacciato. Libera l'anima mia, libera. Vedete, l'intervento lo sta aspettando dal Signore. Non sta dicendo: Signore, fammi capire come li posso distruggere. Dice: Signore, distruggi. Quindi lui sta lasciando in mano al Signore tutto quello che deve fare per liberarsi dai suoi nemici. E questo è importante. Anche noi quando preghiamo dobbiamo semplicemente chiedere al Signore l'intervento. Dobbiamo dire: Signore, tu vedi come i nemici mi opprimono, tu vedi, Signore, come si mettono insieme. Quanto è triste quando vedi e ti guardi intorno e vedi delle persone che si mettono insieme per fare il male. E tu, quando nel vedere questo mettersi insieme per fare il male, soffri dentro. Ma quando si eleva l'anima nostra, quando noi diciamo: Signore, tu stai vedendo e ti stai pure ascoltando quello che stanno macchinando, Signore, vedi tu, Signore, intervieni tu, perché anche se io voglio fare qualcosa contro di loro, io non sono onnipresente, Dio è onnipresente. Io non posso sentire cosa dicono tra di loro quando si incontrano, ma tu sì. E allora, se affido al Signore tutto quello che mi sta succedendo, dico: Signore, distruggi tu tutte le opere maligne e malvagie intorno a me, egli sicuramente lo farà. E lo scopo qual è? Perché ti vogliamo servire. Amen. Noi dobbiamo sempre avere uno scopo nobile, perché sono tuo servo. Quindi in queste parole Davide vuole dire: liberami affinché l'anima mia non sia oppressa e io sia libero di servirti. Alleluia. Uno scopo nobile.
Amen, amen, sì Signore, grazie. Ringraziamo il Signore per questo tempo, Mariana, è sì. arrivato lo spazio destinato alle intercessioni, quindi vogliamo insieme pregare il Signore proprio con questo intento. Ci sono tante richieste di preghiera che sono arrivate proprio con lo scopo principale di chiedere al Signore un cambiamento delle intenzioni, della mente. Perché questo? Perché il nostro cambiamento deriva e può derivare soltanto, come appunto abbiamo detto, dalla grazia del Signore. Quindi dobbiamo pregare il Signore per amore del suo nome, dice nel verso successivo, e dice e continua a dirlo ancora oggi. Pure noi possiamo dire: Padre, io ti appartengo, io sono un tuo servo, un tuo figlio, io sono una tua figlia, ti prego, se non intervieni tu, chi deve intervenire in questa circostanza? E proprio con questo approccio vogliamo rivolgerci. Voglio aggiungere un piccolo dettaglio al Signore, prego. Quando dice per amore del tuo nome, non è il nome così, giusto per dire Gesù, Dio, e gli diamo tutti i nomi della Bibbia, non è quello. È per amore del tuo modo di essere, perché il nome descrive il carattere di significato, Dio. Sì. Quindi per amore di come tu sei veramente. Alleluia. Grazie, fai Padre. Questo miracolo. Amen, amen, quindi sia santificato il nome del tuo Signore. Nome, Signore. Alleluia. Bene, ringraziamo il Signore, amen, per questo, Mariana. Assolutamente. Ci sarebbero tante cose da dire, infatti faccio fatica a leggere i nostri messaggi proprio perché mi verrebbe tanta voglia di continuare. Ma c'è Lina che continua a chiedere richiesta di preghiera per sua figlia. Vogliamo continuare a pregare il Signore affinché la figlia di questa donna, di questa cara sorella, possa quanto prima vivere una guarigione totale nella circostanza in cui si è ritrovata. Ahimè, subito dopo la situazione del Covid ha cominciato da giovane a vivere veramente delle grosse difficoltà. Ancora vogliamo chiedere al Signore un intervento particolare nella vita della giovane Grazia, la quale continuamente ci chiede interventi da parte del Signore nella sua vita, nelle sue decisioni. Dio possa benedirla in modo particolare. È calabrese, quindi sente tutto il bisogno anche di specificarlo, e quindi Dio benedica la tua vita, grazie. Ancora c'è Edoardo che fa ancora menzione delle sue difficoltà, vogliamo proprio presentarlo davanti al Signore in questa sensazione di solitudine nella quale si trova. Ancora si chiede di pregare per un giovane di nome Christian, perché è affetto dalla dipendenza dalle sostanze tossiche, e grazie fa richiesta di preghiera appunto per Christian. Sono queste le richieste principali che sono arrivate, ce ne sono altre ma non sono riuscito a sintetizzarle a sufficienza e quindi non me le posso leggere. Intanto però Dio le ha già lette, sta proprio in questo momento con il suo potere di liberatore. Alleluia. Alleluia. Non c'è una catena, non c'è un'oppressione che il nostro Signore non possa spezzare. Marianna, se vuoi aggiungere le richieste che provengono dai social. Sì, Michele, ci sono diverse richieste di preghiera sempre che riguardano le famiglie. Infatti c'è una sorella che scrive che non riesce nemmeno più a pregare perché si sente tanto attaccata addirittura da qualcuno della famiglia, quindi la sua anima è oppressa in questo senso. Alleluia. E tu hai parlato, amen, anche, Michele, di perdono, e quindi, amen, probabilmente sarà proprio il rilascio del perdono che anche ti aiuterà a sentirti, sì, sollevata, amen, da questa oppressione. Alleluia. Dell'anima. Alleluia. Signore, veramente ci aiuti a comprendere anche, amen, in tutte, amen, le nostre, Gesù, difficoltà. Ognuno di noi, amen, ha delle difficoltà diverse. Grazie. Però vogliamo prendere in prestito questo versetto che abbiamo letto e dire: Signore, nella mia difficoltà insegnami la tua volontà. Amen. E quindi vediamo il Signore cosa ci suggerirà, amen, di fare. Amen. Prega insieme a me in questo momento. Padre, noi ti ringraziamo perché abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di conoscere la tua volontà, Signore. Come Davide in questo giorno, in questa mattina, ci riconosciamo gloria mancanti te, e desideriamo proprio un tuo intervento. Signore, quando tu arrivi con la tua parola, con il tuo tocco, la nostra vita, Signore, cambia completamente il battito. Alleluia. Cambia completamente il passo. I nostri pensieri sono rigenerati, la nostra voglia di portare avanti, alleluia, l'opera tua è rigenerata, è rinata, e tutto è riversato alla tua presenza come una grande e meravigliosa opportunità di servizio. Signore, intervieni nelle nostre vite, perché forse una tribolazione troppo grande, un problema troppo grande, una prova tremenda ci sta mettendo in crisi. Aiutaci, e dal centro, Signore, di questa prova e dal centro di questa Aiutaci, di questa
tribolazione, noi vogliamo venire a te e chiederti: Padre, aiutaci, benedici le nostre vite, fa che la nostra vita, Signore, possa sgorgare soltanto dell'oro puro. Signore, fa che la nostra circostanza possa produrre nella nostra vita soltanto della purezza di sentimenti, che possa aiutarci a liberare di tutto ciò che non ti piace, che non ti appartiene. E Signore, facci rimanere integri, e se non lo siamo a sufficienza, fa che questa prova ci riporti e ci riconduca di nuovo alla tua presenza con un cuore integro. Oh Signore, portaci alla tua presenza come Davide. Anche noi ti chiediamo, per amore del tuo nome, oh, nel nome delle meravigliose capacità e attributi che ti appartengono, intervieni nella nostra vita, nel bel mezzo della nostra circostanza. Oh Signore, ti chiediamo questa mattina di toccare il cuore di quanti si stanno rivolgendo a te attraverso le richieste. Oh Signore, tutti uno per uno alla tua presenza intervieni, Padre. Scendi con potenza, Signore, scendi con potenza anche nel toccare semplicemente di solo una parola. Facci proprio vedere l'intervento tuo in un cambio repentino, improvviso, di qualcosa che noi rinveniamo nella nostra coscienza e diciamo: è stato l'intervento di Dio. Dio mi ha toccato, Gesù è qui, alleluia, lui mi sta asciugando le lacrime, mi sta dando la forza, mi sta incoraggiando, mi sta dando la grazia di cui ho bisogno per sentirmi perdonato alla presenza di Dio e andare a perdonare chi mi ha fatto del male, a chiedere scusa a chi ho fatto del male. Signore, intervieni in modo potente, scendi con potenza e scendi, Signore, affinché noi possiamo vivere insieme a te ancora una rinascita, ancora quest'oggi una grazia rinnovata, un risveglio che possa essere evidente nel mondo in cui tu ci accalati. Grazie per questo spazio, grazie per il tuo intervento. Oh Signore, abbiamo sufficiente forza per affrontare una giornata con il tuo consiglio e la tua benedizione. Il nostro cuore batte in un modo diverso. Grazie per quanto hai fatto. Ti diciamo grazie veramente con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Grazie Padre. Alleluia. Ah, che meraviglioso Dio abbiamo. Amen. Quando usciamo dalla sua presenza, perché Dio è sempre presente, ma in realtà quando noi entriamo nella sua presenza sentiamo la sua presenza che si manifesta. Ne usciamo sempre ristorati, incoraggiati. Sì, e quindi noi non vorremmo mai staccarci. Ma non andate via, perché tra un po'. Sì, anche perché stanno già aspettandoci i cari della Voce del Pastore. Stiamo appunto correndo per andare alla regia della Voce del Pastore. Quindi quest'oggi, tra qualche minuto, non dieci, ma ben meno, ci sarà appunto il pastore Cataldo Petrone. Intanto, però, vi ricordiamo che alle ore 12 ci sarà un contenuto di review che in questa settimana stiamo trasmettendo, proprio secondo i vostri consigli, le puntate più belle dei mesi scorsi, e poi riprenderemo le dirette dalla settimana prossima. E poi ancora il martedì è caratterizzato dalla oltre naturale, Le Armi della Luce alle ore 18 col pastore Arienzo, fino ad arrivare alle 19:30 con appunto la Voce del Pastore e collegamento con gli ospiti vari. Sì. Intanto con questo noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova diretta di Oggi Insieme, sempre qui sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Pace, shalom.